Va bene, allora io sono Maria Teresa della de PS genovese Zenzero, che la conferenza di oggi fa parte di un ciclo di conversazioni che Zenzero, insieme al Cistituto ecco di Reggio Emilia Genova, ha iniziato a organizzare giusto da luglio scorso quando c'erano le iniziative di commemorazione del ventennale del G8 e nello stesso periodo che si era cominciato a parlare. Seriamente della transizione ecologica e della quantità di notevole di, di finanziamenti che pare debbano arrivare dall'Europa con il PNR. Abbiamo iniziato a interrogarci su quale transizione ecologica vogliamo e che cosa è necessario fare perché sia una reale conversione ecologica e non semplicemente come si dice spesso, una pennellata di vernice verde sull'esistente, senza chiedersi quali sono i motivi per cui siamo arrivati. Questo modello di sviluppo ci ha portato a questo punto. Su queste domande abbiamo invitato degli esperti per approfondire alcuni argomenti, per dare delle informazioni e anche per tentare di fare formazione, perché, come dicevamo il mese scorso con Rossano Ercolini, nella conversazione, che ha riguardato principalmente il suo libro, il Bivio, non si può più, eh, le buone intenzioni non bastano più. Oggi bisogna conoscere qualcosa in più, ci vogliono delle, delle conoscenze e divulgarle. Gli incontri si svolgono sia in presenza al Circolo Zenzero sia in collegamento Zoom, vengono registrati e sono scaricabili dalle, dai nostri social. Oggi abbiamo con noi in collegamento Guido Viale, ci siamo già salutati, ciao Guido, laureato in filosofia, economista, saggista, sociologo. Da anni si occupa di conversione ecologica sotto tutti gli aspetti, non solo l'energia, ma anche l'agricoltura, il riassetto del territorio, eccetera. Viale sostiene che la transizione ecologica non deve essere qualcosa calata dall'alto da un governo o un ministero, ma deve coinvolgere le persone, i cittadini e i territori. E mi fa piacere citare il titolo de, di un articolo sul manifesto di luglio scorso, La transizione fa rima con informazione e partecipazione. Così titolava il manifesto a luglio un, un suo intervento. Prima di passare la parola al Circolo Zenzero, dove Antonio Manti parlerà brevemente del coinvolgimento del Circolo nella società della cura, e Federico Valerio di Ecoistituto avvierà la conversazione con Guido, vi ricordo che per partecipare alla discussione finale preferiamo che le domande vengano poste in chat, questo per dare a tutti la possibilità di intervenire. So che a qualcuno non è gradito, però è l'unico modo per essere sicuri che una domanda prenda lo stesso tempo per tutti. Vi raccomando inoltre di spegnere i microfoni se non sono già spenti. E se possibile anche la telecamera, ma vedo che la raccomandazione è già. Un'ultimissima cosa, ringrazio Christopher che ogni volta ci fornisce il collegamento Zoom e pazientemente ci segue nelle nostre difficoltà tecniche dal punto di vista tecnico. A questo punto a te Antonio ti passo la parola. Grazie, buonasera a tutti. Lo Zenzero ha accettato con grande interesse eh, di organizzare insieme con l'Equistituto la presentazione del libro di Guido Viale Dal lavoro alla cura. Viviamo in un tempo in cui le ingiustizie sociali, le diseguaglianze, le guerre, il mancato rispetto per la natura e per l'ambiente stanno portando al collasso la nostra società. Oltre alla deprivazione del nostro futuro, siamo derubati anche del significato delle parole. Transizione ecologica, sostenibilità, ma anche parole come libertà, democrazia, sicurezza, merito, eccetera, vengono, vengono snaturate e utilizzate ai fini di sopraffazione e di esclusione. Abbiamo bisogno di ritrovarci in parole e in concetti in cui possiamo avere fiducia. Abbiamo bisogno di avere come obiettivi fondamenti alternativi all'oggi e non ambigui. Riteniamo che la parola e il concetto e soprattutto il concetto di cura siano determinanti per superare il modello di società in cui viviamo, dove il profitto privato e l'interesse individuale costituiscono principi indiscutibili. Il concetto di cura è decisivo per caratterizzare la società che vogliamo. Cura per se stessi, cura per gli altri, per la natura e l'ambiente. Il concetto di cura esclude l'espropriazione del frutto del lavoro degli altri. Non accetta che la natura e l'ambiente siano considerati come oggetto di estrazione di valore. La cura persegue il benessere delle persone e il rispetto per l'ambiente. Per questi motivi lo Zenzero ha guardato con interesse fin dall'inizio alla proposta di convergenza verso una società fondata sulla cura che bandisce il profitto e ha aderito a questo percorso, al percorso della convergenza verso la società della cura. Pensiamo che questa proposta possa essere unificante per i movimenti, per i cittadini, per i popoli addirittura. Auspichiamo che tale proposta possa essere indenne dagli effetti di prevaricazione a cui fino ad oggi, nonostante le buone intenzioni di chi le portava avanti, effetti di prevaricazione, che, hanno ottenuto, che nonostante hanno portato i tentativi di trasformazione sociale. Scusatemi il gioco di parole, spero che sia stato chiaro il concetto. Uh, buonasera a tutti, passo la parola a, a Valerio Federico. <ride> e, bene. Bene, buonasera a tutti. Io oggi qui stasera sono il compito di fare in qualche modo il conversatore con, uh, con Guido Viale che ringrazio per la sua partecipazione. Per preparare questa chiacchierata, perché così sarà, almeno così era le, nelle nostre intenzioni. O come dire, mi sono documentato su alcuni suoi scritti in particolare sul libro che intitolato Si può fare etero dal 2014 che eh, come dire, è un testo datato se vogliamo ma a mio avviso molto interessante perché fa un po' la storia del pensiero anche di Guido su queste tematiche ehm, e che raccoglie tutti i suoi scritti sostanzialmente dal 2009 fino praticamente a qualche anno fa Um, di questo, di, su questa raccolta c'è uh, un, un paragrafo che si chiama Prove di un mondo diverso del 2009, um, che, che, ripeto, fa in qualche modo il quadro di una situazione perché è un anno che c'è stata la grande crisi internazionale della, del clodo dei mercati. È una crisi che stiamo ancora vivendo, al, al quale si stanno aggiungendo altre crisi su cui bisogna dare delle risposte. Guido nel 2011 eh, scrive un altro testo che intitola Conversione ecologica e io proprio da questo volevo in qualche modo cominciare con lui e se era d'accordo volevo anche chiedergli in qualche modo una, come dire, che entrasse un po' nel merito proprio di questo titolo. Eh, L'aggettivo ecologico oggi viene usato in modo, come dire, si abbina per esempio alla pelliccia, che è una pelliccia ecologica, oppure alle isole ecologiche dove si vanno a portare... Il, gli scarti che devono essere ingombranti. Quindi, questo termine, che è molto complesso, viene in qualche modo svilito dalla pubblicità e anche l'altro termine il, che lui utilizza, conversione, è un termine estremamente singolare. A me ha fatto pensare alla conversione di San Paolo sulla via di Damasco. Ecco, gli chiedo su questa cosa, se lui è disponibile, di raccontarci. Come questa idea gli è venuta, chi gliela ha data e appunto su questa, il significato di queste due parole. Cominciamo di qui, poi andiamo avanti affrontando tutta una serie di argomenti che lui ha ampiamente poi descritto nei libri che, che, che a questo punto vi suggerisco di leggere. A te, Guido. Eh, buonasera, intanto grazie di avermi invitato. Allora, eh, vorrei premettere. Eh, che eh, c'è un logorio continuo dei termini che noi eh, usiamo, anche quelli che eh, qualcuno di noi ha introdotto ex novo nel linguaggio politico, e dopo pochi eh, settimane o pochi anni vengono assolutamente inglobati eh, nel lessico mainstream eh, con un significato completamente differente. E questa sorte sta già toccando, o è prossima a toccare anche il termine di cura, eh, che oggi ha ancora una valenza abbastanza eh, precisa di opposizione a quello che invece è lo sfruttamento e l'utilizzazione irresponsabile dei beni della terra e del nostro prossimo. Allora, per venire al termine eh, conversione ecologica, è un termine che è stato introdotto più di venti anni fa da Alex Langer, che è uno dei più grandi sicuramente ecologisti e ambientalisti eh, italiano in cui proprio i termini avevano un significato molto preciso. Conversione che oggi viene molto spesso utilizzata come equivalente di transizione, tant'è vero che hanno fatto un ministero della transizione ecologica e non della conversione ecologica, invece ha proprio quel significato a cui ci si riferiva, cioè un mutamento non soltanto delle strutture economiche e sociali, all'interno dei quali noi siamo immersi, di cui siamo in qualche maniera anche corresponsabili, ma anche un cambiamento radicale del nostro sentire, del nostro, della nostra soggettività, del nostro atteggiamento verso il mondo e in particolare, siccome stiamo parlando di ecologia, dei nostri consumi, del nostro stile di vita. E Alex ci teneva parecchio a utilizzare questo termine, non solo perché lui era un cristiano e quindi per lui. E questo termine era carico anche di valenze religiose, ma perché insisteva molto sul fatto che non si può pensare di trasformare il mondo eh, senza contemporaneamente trasformare radicalmente anche se stessi. Questa valenza deve rimanere eh, intatta. Ecologico, cioè eh, in molte parole estere esiste soltanto, in molte lingue estere esiste soltanto questa parola, noi ne abbiamo invece due, una è ambientale e l'altro è ecologico, che molto spesso vengono eh, tra, 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 usate una al posto dell'altra, ma anche qui c'è una differenza profonda. Ambiente eh, indica qualcosa diverso da noi, cioè noi siamo dentro l'ambiente, l'ambiente è intorno a noi. Eh, L'ecologia invece riguarda la complessità di tutto quanto si eh, interseca nel mondo, di cui noi facciamo eh, perfettamente parte. Poiché ne parleremo dopo, ma io l'anticipo anche, cioè la parola pura di cui ci occuperemo in seguito, è un termine che è stato introdotto, comunque ha avuto molta risonanza nella cultura femminista da parecchi anni, ma che poi è al centro anche dell'enciclica Laudato Si, a cui si ispira anche l'associazione di cui io faccio parte, anche di cui sono uno dei fondatori, che non a caso si chiama Laudato sì. Ebbene, Papa Francesco in questa enciclica spiega che tutto è interconnesso, che noi siamo fatti della stessa materia, della stessa sostanza, di cui è fatto tutto il resto del mondo e tutto il resto del vivente, e che quindi non possiamo considerare noi stessi come qualcosa di diverso e di contrapposto all'ambiente, ma invece dobbiamo entrare in quella particolare mentalità. Che vede in noi, in ciascuno di noi, e poi nell'umanità, nel suo complesso, eccetera, una componente di un eh, insieme molto più vasto, eh, in cui tutte le cose fra, sono fra loro interconnesse. Questo è il significato del termine per cui eh, io do una grandissima importanza. Siamo assolutamente d'accordo. Tu nei tuoi scritti, come dire, analizzato le cause del degrado sostanzialmente, lo sviluppo neoliberista, quindi ne hai fatto un ampio trattato, un'ampia documentazione. A me interessava con te, se tu sei d'accordo, parlare invece delle, così, delle alternative, quelle che in qualche modo, proprio la conversione ecologica in qualche modo a attivare. Tu nei tuoi scritti hai, hai tirato molti esempi di cose che si possono fare, che sarebbe opportuno fare. Volevo che su questo magari ci, ci raccontassi un po' qualcosa. Io qui mi sono annotato, poi scegli tu l'argomento da sviluppare, le città a 15 minuti, le miniere urbane, l'auto condivisa, eh, le energy service company, che la, o cosiddette ESCO. Ecco, Sono alcuni di quei temi, di cose che stanno succedendo, anche i gas, i, i, i gruppi di acquisto solidale, che tra l'altro eh, proprio in questa, in questa sede trovano, tro, sono state attuate da diversi anni qui a Genova. Ecco, queste se mi pare siano dei buoni esempi di, appunto, di conversioni possibili. Volevo che ce ne parlassi e se possibile, visto che stiamo in qualche modo andando al ritroso del tempo, tu queste cose le hai scritte diversi anni fa, se puoi già fare un consuntivo. Cioè, queste idee stanno andando avanti o sono, come diceva stesso Langer, delle belle utopie eh, che però rimangono tali? No, intanto Langer le chiamava utopie concrete perché... Eh... Pensava che in qualche maniera fossero realizzabili. Assolutamente Certamente, sì, lo eh, so. bisogna impegnarsi a fondo. Allora, eh, tutte queste eh, misure o queste proposte, che non ho inventato io, ma le ho raccolte e magari riformulate attingendo a quello che non solo il pensiero, ma soprattutto la pratica eh, dei tantissimi ecologisti e delle tantissime persone che si sono date da fare per eh, eh, il benessere dell'umanità e dell'ambiente. Eh, hanno una premessa che è quella che ho fatto prima, cioè nessuna ha un valore di per sé, se non le vediamo come interconnesse naturalmente da realizzare poco per volta e con eh, alti e bassi e, e non sempre eh, in maniera eh, così eh, chiaramente coerente fra di loro, ma non le vediamo come eh, eh, parti di una trasformazione complessiva e radicale del nostro ambiente di vita, eh, non funzionano. No? E quindi mi richiama a quello che avevo già detto prima, il pensiero ecologista deve considerare il tutto come un qualcosa di eh, interconnesso. E questa è la prima cosa. La seconda è che all'interno eh, di questa visione complessiva, noi dobbiamo cercare di agire là dove possiamo pensare di poter avere qualche effetto, cioè nell'ambito locale. Non perché attraverso la trasformazione del locale si possa trasformare il mondo se le proposte che noi portiamo avanti non sono replicabili, funzionano soltanto se sono un esempio, un esperimento una proposta, eccetera, che naturalmente adattandole a contesti differenti possa essere adattata anche a situazioni del tutto uh, differenti. E quindi eh, qui si eh, realizza un altro degli slogan o delle parole d'ordine dell'ambitalismo e della cultura ecologica, pensare globalmente e agire localmente. E questo ci differenzia dai eh, sovranisti, dai localisti, eccetera, che pensano soltanto a se stessi o al proprio ambiente, al proprio paese, alla propria città, alla propria campagna, alla propria nazione, eccetera, e pensano che eh, eh, si possa migliorare la propria condizione fregandosene e non occupandosi di quello che succede nel resto del mondo. Noi tutte le volte che agiamo dobbiamo pensare globalmente. Eh, dopodiché possiamo agire soltanto... Eh, in generale, cioè tranne case assolutamente eccezionali localmente, cioè vedere che cosa possiamo fare nell'ambiente in cui noi siamo inseriti. Allora, da questo punto di vista, uno dei principi che io pongo a fondamento delle trasformazioni che possiamo proporre, ce ne sono molte altre di cui io non ho parlato, no? è il fatto che l'economia. In cui viviamo, che è fondata sull'uso dei combustibili fossili. Il mondo è stato plasmato negli ultimi 200 anni dall'uso dei combustibili fossili, e fondato sul gigantismo. No? Le grandi impianti di estrazione o di escavazione dei, o di estrazione dei minerali, in particolare dei combustibili fossili, i grandi impianti di trasporto e di trasformazione, i grandi impianti di sfruttamento, le raffinerie. Anche gli, gli impianti atomici, ovviamente, gli impianti nucleari, eccetera, gli oleodotti, i gasdotti, le flotte carboniere, le flotte eh, metanifere, le petroliere, cose di questo genere, i porti eh, e gli impianti per, per raffinare. Eh, L'economia eh, fondata eh, che si ispira alla eh, conversione ecologica, eccetera, invece deve permettere no, di. Eh, eh, avere a disposizione e, e poter eh, controllare da vicino degli impianti che siano a misura eh, d'uomo e questo per esempio nel campo energetico la tecnologia lo consente è vero che si possono sfruttare le energie eh, rinnovabili per esempio il sole o il vento eccetera con giganteschi impianti magari collocati anche eh, in un altro continente come per esempio eh, ripetutamente si è proposto di coprire il deserto del Sahara, di pannelli solari o di eh, paleoliche e poi trasportare l'energia via eh, cavo elettrico, via eh, condutture di idrogeno e così via nel, in Europa. Però questo eh, eh, tradirebbe quella che è la eh, qualità intrinseca di una conversione ecologica, e cioè impianti diffusi eh, su tutto il territorio, differenziati perché di ne, Fonti di energie rinnovabili ce ne sono tante, non una sola: il sole, il vento, le cadute d'acqua, la biomassa, se usata in una maniera ragionevole, la geotermia anche, e, e il... delle onde marine e cose di questo genere, eccetera, ma sempre in dimensioni che permettono la costruzione di quella che oggi si chiama comunità energetica, cioè un eh, consorzio di eh, imprese e di famiglie. Eh, caratterizzate da un rapporto di prossimità e eh, complessivamente in grado di esercitare una qualche forma di partecipazione alla costruzione della comunità e quindi degli impianti che la devono servire, ma anche di controllo e di eh, impegno nella gestione. Eh, questo rapporto fra il grande e il piccolo, che contraddistingue la differenza tra economia eh, fondata sulla combustibili fossili, economia verso cui si dirige la conversione ecologica, non riguarda soltanto l'energia ma molti altri ambiti fondamentali. Per esempio l'agricoltura. Noi tutti abbiamo bisogno di combattere non solo i grandi allargamenti industriali, ma anche eh, un'agricoltura fondata su una chimica eh, sostanzialmente inventata per fare la guerra e poi applicata alla guerra contro la natura cioè i fertilizzanti artificiali, i pesticidi e gli erbicidi artificiali, eccetera, che impoveriscono eh, il terreno e eh, avvelenano eh, il cibo, con un'agricoltura invece ecologica di prossimità eh, fondata su un rapporto il più diretto possibile, e qui il gas è un esempio preclaro di questo rapporto, fra eh, chi produce e chi consuma, addirittura a volte con un uh, scambio reciproco dei ruoli. Eh, lo stesso vale ovviamente per la mobilità, soprattutto la mobilità di prossimità, la comunità urbana no? e questo tocca due eh, argomenti cioè, uno è la sostituzione di un servizio pubblico sia di massa che eh, flessibile cioè a, a domicilio, personalizzato eccetera, per quello che riguarda i movimenti di, eh, che richiedono una certa distanza, la, di percorrere una certa distanza e richiedono un pochino di tempo e però come obiettivo strategico quello di costruire la città dei 15 minuti. Che cos'è? È una suddivisione del tessuto urbano, anche del tessuto di territorio, di un territorio con abitazioni e insediamenti dispersi, in modo tale che i principali servizi e le principali attrattive su cui si dirige l'attenzione delle persone possano essere raggiunte in non più di 15 minuti a piedi ovviamente in bicicletta. Questo per decongestionare e togliere quel ruolo di attrattore totale dei centri storici e fare in modo che le persone possano riaffezionarsi al loro quartiere che non sarebbe più un dormitorio ma sarebbe eh, un posto eh, di vita. E possiamo andare avanti eh, su sì, molti altri esempi sì. per spiegare come la dimensione ridotta sia essenziale alla conversione ecologica. Sì, la cosa che appunto ti avevo chiesto, che secondo me, almeno io personalmente penso in questo momento mi manca, avere degli esempi di, que di queste esperienze per capire che ci sono, funzionano e appunto stanno avviandosi. Io per esempio recentemente... Ho scoperto che già in Italia ci sono tre comunità energetiche molto interessanti, una a Napoli, l'altro mi pare a Padova, e l'altro nelle isole, eh, una delle nostre isole, che sono partite proprio con quest'ottica, appunto, si è trovato un edificio, lo si è coperto con pannelli fotovoltaici e l'elettricità viene distribuita tra tutti gli utenti. Nel caso di Santa Maria Teduccio a Napoli, sono quegli utenti che spesso e volentieri vengono citati dalla cronaca, perché, proprio per essendo persone diciamo. In qualche modo disagiate, quindi come dire, senza possibilità, sono quelle che si attaccano in modo illecito, diciamo così, alla rete elettrica. Ecco, questi piccoli esempi stanno funzionando e quanto ho capito stanno aumentando. Forse bisognerebbe avere, tu non so, se hai già a qualche punto conoscenza, come dire, un inventario di queste cose, in modo tale per capire quanto questa esperienza, appunto, il piccolo e bello, perché di fatto stiamo rispolverando quest'altro, come dire, detto di, degli anni 70, eh, stia funzionando anche in Italia. E questo lo può fare, come dicevi tu stesso correttamente, anche grazie al fatto che le fonti fo eh, il fotovoltaico in particolare si presta benissimo a quest'uso. Ecco, secondo te c'è questo inventario, lo abbiamo, possiede, comunque sì, qual è la tua esperienza? Le idee, diciamo così, di, di, della, questa, di idee che vogliono il cambiamento si stanno imponendo dal basso come tu stesso dici? Beh, imporsi è una parola eh, forse eccessiva, cioè, sicuramente circolano molto e le pratiche sono eh, tante. Tant'è vero che questo inventario non c'è perché è in continuo movimento e molto spesso le persone che stanno mettendo in atto delle pratiche di costruzione di comunità, no? comunità agroalimentari del esatto. cibo, cioè il gas, ma anche i distretti eh, agricoli e agroalimentari, eccetera, dove addirittura ci sono delle piccole industrie di trasformazione che si interpongono tra la produzione del cibo eh, agricolo e, la, e il consumo, o comunità energetiche, ce ne sono tantissime in Germania. Anche a un livello di eh, sofisticazione e di, di f, mh, costruzione di, di amp ampiezza molto maggiore che in Italia. Ma in Italia ce ne sono tantissime, ma noi non le conosciamo, perché eh, adesso ci sarà una legge fra un po' che eh, dovrebbe fornire dei eh, vantaggi a chi eh, costruisce una eh, comunità energetica. In realtà eh, questa legge eh, nasce o nascerà eh, già abbastanza viziata perché in realtà. E I grandi produttori di energia sono contrari a che eh, una comunità si renda autonoma e autosufficiente, magari semplicemente con degli scambi eh, temporanei con la rete nazionale, eccetera. Perché, eh, eh, renderebbe inutile il, la, le loro forniture però è pieno di persone che si stanno di, di gruppi che si stanno attivando da quelli condominiali o di piccoli insediamenti a gruppi molto un pochino più ampi che includono anche delle piccole aziende o delle imprese eccetera per rendersi il più possibile autonomi dal punto di vista energetico il problema è che bisogna fare un salto eh, di qualità e questo Senti. non c'è ancora cioè il salto di qualità è secondo me il coinvolgimento delle istituzioni locali, cioè del comune sostanzialmente oppure nelle grandi città, dei municipi del decentramento delle amministrazioni locali perché promosse da loro no, sia diciamo i gas no, eh, non per fare un unico gas di tutta la città ma per diffondere la cultura del gas e aiutare e assistere le persone che lo vogliono fare a, a costruirlo oppure la comunità energetica la eh, conversione ecologica e, e la transizione energetica eh, del, del territorio eh, avrebbe ovviamente molte più chance no? e certo. il problema qual è eh, che i comuni si stanno o hanno già eh, provveduto a privarsi no, degli strumenti fondamentali eh, per eh, intervenire in questo campo che è fondamentale per la conversione ecologica. La cioè, sfida... Le cose municipalizzate eh, non esistono sì. più, sono tutte in mano, quasi tutte, stanno entrando in mano a eh, eh, società finanziarie quotate in borsa dove ovviamente le regole del profitto prevalgono sul... Ma infatti, que... scusa guida, que... quindi mi sembra, allora, io vorrei adesso arrivare al tuo ultimo libro, no? Dal lavoro alla cura del 2021, quindi proprio scritto, diciamo, dopo questa... Tutto quello che è successo, perché poi la cosa interessante, ripeto, andando a rileggere anche a ritroso i tuoi scritti e la storia che tu descrivi e alcune cose magari sono anche datate ma altre cose sono estremamente diciamo ecco danno l'idea di una progressione in cui quello che sta succedendo e che è successo eh, o, o dopo la crisi economica del 2008 abbiamo avuto la crisi pandemica a quale si è aggiunto in modo eh, sempre più evidente la crisi, la crisi energetica la crisi climatica a cui finalmente hanno comunque eh, almeno l'Europa eh, adesso anche gli Stati Uniti con il nuovo presidente stanno dando credito e che sono tutte le crisi che stanno, tutti i nodi che stanno arrivando al pettine. E, e quindi c'è lo grande scontro, se vogliamo, di una società che è quella del neocapitalismo o comunque come chiamarlo, chiamarla neoliberismo, che fa finta di niente e continua ad andare avanti pensando che il business as usual, quindi che l'affare sia il motore per poter. A continuare ad andare avanti come se niente fosse, la tecnologia porrà rimedio. E dall'altra ci sono questi esempi che stavamo, di cui stavamo parlando. Tu, per esempio, nel tuo libro, nell'ultimo libro, parli molto di lavoro. Ecco, magari se vuoi poi darci dei dettagli. A me è colpito questo fatto, del fatto che tu contrapponi il lavoro in qualche modo utile, quello che è emesso proprio durante la crisi eh, dell'epidemia, in cui tutta una serie di persone hanno tenuto in piedi, se vogliamo così, il Paese, e sto pensando no, di chi ha prodotto gli alimenti e chi l'ha distribuiti, e ovviamente ai sanitari che si sono prodigati per, per mantenerci la salute. E il, quindi c'è stato questo tipo di. e un altro lavoro di cui tutto sommato abbiamo scoperto che potremmo farne a meno. Sto pensando, come dire, tutto l'usa e getta, il consumismo e così via. Ora, in questo momento questi due mondi si stanno in qualche modo contrapponendo. E non, è, e non abbiamo ancora chiaro adesso, eh, non so se tu è, se ti sei fatto un'idea di quale delle due cose prevarrà. Tenendo presente che se, prepa, se prevarrà eh, l'affare come il solito, eh, la, la crisi a questo punto eh, climatica. La botta ce la darà, insomma, ci siamo perfettamente dentro. Io non so quanta gente stia ragionando del fatto che qui andiamo, se tra dieci anni non riusciamo a fare tutte le cose che dobbiamo fare e mantenere sotto un grado e mezzo, e probabilmente non ce la facciamo, eh, quindi sotto i due gradi l'aumento della temperatura globale non ne usciamo più, ecco. In questo caso, ripeto, c'è questo fatto della tua valutazione sul, sul lavoro uh -huh. e dici cose molto interessanti, secondo me, eh, su cui ecco, ti chiederei un attimo se ce le puoi riassumere queste tue idee, appunto, che in parte hai già accennato, ma che secondo me è di estrema importanza, i nuovi lavori, perché appunto nella transizione che comunque ci sarà, se pensiamo soltanto a quella energetica, molti lavori finiranno, e altri dovranno crearsi, e tutto questo in tempi estremamente rapidi. E questa, secondo me, è la sfida che tutti quanti insieme dobbiamo comprendere e accogliere. E poi cenerò qualcosa sulla classe politica. Che dici? Ecco, beh, la prima cosa che dico è che sicuramente a livello planetario non ce la facciamo. Eh, cioè, eh, Ci sono pochissime speranze di non superare i cosiddetti tipping point, cioè quelli al di là dei quali eh, i processi di deterioramento, innanzitutto del clima, ma anche della biodiversità, perché questa è l'altra grande faccia della crisi ambientale che abbiamo di fronte, eh, si alimentano da soli. Eh, perché? Perché eh, i governi sono talmente legati, intanto condizionati dall'alta finanza, insomma, che su queste cose qua guadagna e specula, eccetera, ma talmente legati a una concezione della vita economica eh, fondata. Come ancora pochi giorni fa ha fatto notare Parisi, dopo aver preso il premio Nobel, al concetto di PIL: al fatto che se non c'è crescita economica, non c'è soluzione dei problemi delle persone, eccetera, che anche con le migliori buone intenzioni, dopo aver fatto dichiarazioni di buona volontà a tutte quante queste cerimonie che si stanno susseguendo, il G20, il Pre-COP, la COP. Eh, poi ci sarà la post COP, eccetera. Poi alla fine, eh, no, eh, se manca eh, il gas, eh, cercano nuovo gas, se manca l'elettricità, ritornano al carbone. Cioè, la Cina sta facendo eh, questa cosa in maniera assolutamente clamorosa. Ma d'altronde l'ENI eh, sta continuando a cercare gas e petrolio da tutte le, parti, tutte le parti del mondo, eccetera, e sono loro che hanno le redini della situazione in genere. E questo è il motivo per cui io credo che uno dei motivi per cui la conversione ecologica può essere soltanto locale, cioè in singole eh, enclave, eh, a, a, grazie all'iniziativa locale, alcune cose si possono realizzare e poi magari diffondersi perché dimostrano eh, di funzionare o di rispondere a delle esigenze. Quali esigenze? Noi dobbiamo pensare che nei prossimi anni la situazione ambientale... Per cioè Quest'anno ne abbiamo già avuto un bel esempio, no? fra incendi, eh, scioglimento degli acciai, uragani, alluvioni, siccità, eccetera. Eh, non sarà meglio l'anno prossimo, nei prossimi anni, sarà sempre peggio. E queste cose qua avranno sempre di più ripercussioni sul funzionamento dell'economia. Cioè, già oggi ci troviamo a metà dell'industria mondiale dell'automobile o degli elettrodomestici bloccati perché mancano i chip, poi perché aumentano le materie prime, poi adesso perché manca l'elettricità e manca il gas, eccetera. Cioè, tutte le previsioni di ripresa, di crescita, eccetera, che vengono fatte dai think tank dei, 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 degli economisti eh, poi stanno saltando perché in realtà a causa o della pandemia che è un aspetto della crisi ambientale o eh, della crisi climatica o delle conseguenze della crisi climatica poi l'economia non funziona più come eh, si prevede che funzioni per cui la dimensione locale è quella che ci può permettere di affrontare la situazione potrà permettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, a molti di noi non più perché siamo abbastanza anzianotti, eh, no? di eh, non sopravvivere, ma di mantenere dei livelli di vita dignitosi e decenti, eccetera, anche all'interno di un pianeta dove eh, complessivamente le cose sono destinate a degenerare ancora per molti anni. Questa cosa va assolutamente tenuta presente, perché se noi non ci immaginiamo quali saranno le condizioni ambientali in cui si troveranno a vivere le persone nei prossimi, non dico molti anni, eh, nel prossimo decennio o due decenni, eccetera, noi non capiamo eh, il significato fondamentale che ha eh, la conversione ecologica nella sua dimensione di adattamento a condizioni di vita eh, molto più difficili. Questa cosa qua è, eh, secondo me, eh, fondamentale. Tu un tema che tratti... Quindi siamo d'accordo che questa, la conversione deve partire dalla, dalla base, insomma, dai, dai cittadini aggregati che eh, si riuniscono, individuano delle strategie vincenti e le applicano. Però tutto questo richiede anche un altro, la crescita di un'altra questione, è la cultura. Lo vediamo adesso, proprio in questi giorni, sulla questione della vaccinazione, se non voglio entrare nel merito di questa cosa, ma è evidente che abbiamo una parte della popolazione che non ha gli strumenti culturali per capire, eh, come dire, appunto i grandi cambiamenti con cui ci siamo trovati di fronte e il rapporto causa-effetto. Quindi da una parte c'è questo problema. E, e, e l'abbandono che qui la, la, la scuola in Italia è stata fatta negli ultimi decenni non la recuperi in 4-4-8. E già questo è un grande, è un grande tema. Eh, L'altro tema è la classe politica. Eh, abbiamo una classe politica, parliamo proprio allora della nostra realtà italiana, se non da, per non andare nei massimi sistemi. Abbiamo una classe politica all'altezza della sfida. Di questa sfida, ripeto, epocale, perché eh, no, i libri di storia ce lo racconteranno dopo cosa sono stati questi anni nella storia dell'umanità e io non dubito che. Siamo in una fase di transizione estremamente critica, in cui, come tra l'altro anche tu stesso scrivi nel libro, possiamo anche uscirne, appunto, adottando tutte quelle cose che tu, tu hai suggerito. Ma dall'altra parte stiamo vedendo che ci sono notizie di questi giorni, si alzano le barriere, eh, si, si creano i nemici per, per andare a, a, a cambiare in qualche modo no, l'opinione pubblica, il nostro consenso. E, e ci sono chi nega che l'effetto climatico ci sia. Vedremo Trump che adesso, nelle prossime elezioni, in un turno elettorale, che ritornerà sicuramente in campo lui e, e ci ridirà che sono teste storie. Ecco, allora, il, la domanda è anche questa. Allora, possiamo uscire? Insomma, qual è la tua sensazione intorno a queste cose? Ce la possiamo fare? E, e appunto, e come potremmo eventualmente far modo che la classe politica sia all'altezza del problema che stiamo affrontando tutti quanti insieme. No, quest'ultima cosa non la possiamo fare assolutamente, cioè andiamo pure nei massimi sistemi. È vero che la classe politica italiana è eh, abbastanza degradata corrotta non solo nel senso economico ma soprattutto nel senso dei meccanismi di selezione che presiedono alla sua formazione lì c'è il vero esempio della corruzione perché non vengono scelti eh, i politici in base alle loro eh, capacità, alle loro prospettive alle loro idee eccetera ma dei meccanismi di cooptazione che sono ma è così in tutto il mondo cioè nessuno dei eh, governanti del mondo, adesso poi ci possono essere eccezioni, eccetera è in grado oggi ha la cultura e la capacità e soprattutto la voglia o l'interesse ad affrontare la crisi economica eh, ecologica e ambientale eh, climatica e ambientale eh, con la radicalità che questa richiede per cui è assolutamente necessario un cambiamento radicale della classe eh, politica e cioè un cambiamento generazionale No, noi abbiamo una nuova generazione che sta crescendo. Le ultime manifestazioni di Fridays for Future erano entusiasmanti proprio per questo, cioè si trovano dei ragazzi di 12, 13, ragazzi, e soprattutto ragazzi, 12, 13, 14 anni, oltre a quelli di 18 e 20, che eh, eh, hanno preso coscienza della gravità del problema e del fatto che loro sono direttamente coinvolti in una misura in cui nessuno dei politici italiani ha, eh, o, o europei, per non andare troppo lontano, ha dimostrato di eh, essere arrivato a fare. E, e di lì deve nascere eh, la nuova classe dirigente a partire appunto dal loro impegno sul territorio, nelle cose eh, con cui si devono confrontare, la scuola, l'università, il quartiere, eh, il traffico la mobilità, eccetera, cioè tutti i problemi che sono perfettamente in grado, poco per volta, di affrontare prendendo coscienza di quali sono eh, le difficoltà e di quali sono le possibili eh, soluzioni, eccetera. Eh, io su questo sono eh, drastico, non ho nessuna speranza che attraverso meccanismi elettorali, oggi, no? non è che eh, dica la democrazia è morta per sempre, ma oggi attraverso meccanismi elettorali o attraverso acculturazione della classi eh, dirigenti no, si possa eh, arrivare a una trasformazione eh, del, del panorama politico-economico, eccetera, sufficiente a far fronte alle eh, difficoltà. Per questo penso che bisogna lavorare assoluto alla base, in basso, eccetera. Poi ovviamente ci sono eh, alcune eh, questioni che sono di rimenti e quella del lavoro eh, su cui tu mi hai invitato a tornare sicuramente è, è fondamentale perché c'è da governare il passaggio no? del, 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 dei nuovi lavori e anche questo richiede comunque come dire impegno e quindi la cosa Ecco perché, diciamo così, c'è un altro tema che volevo aggiungerti, perché una cosa che è successa, l'abbiamo vissuto tutti quanti, è, è stata un'altra variabile, in qualche modo imprevista, no? quella dell'arrivo del Covid, ma anche questo dell'arrivo di 200 e passa miliardi che l'Europa destina in modo molto specifico a molti di quegli obiettivi che tu stesso in qualche modo hai delineato. C'è questo nuovo Ministero della Transizione Ecologica. Su cui tu già appunto qualche giorno fa sul manifesto, è uscito fuori un tuo articolo, il titolo Transizione Ecologica dal basso. Dice Golani, facciamone a meno a tua firma. Ehm, volevo appunto una tua riflessione proprio su questo. Perché abbiamo la possibilità di utilizzare bene tutti questi fondi e l'Europa forse fa il cane da guardia, io almeno me lo spero, nel senso che se non faremo le cose come devono essere fatte i soldi non arrivano. E questo per noi, nella nostra realtà italiana, è veramente una grande novità. Um, quindi dobbiamo fare i cani da guardia noi stessi, perché già per esempio qui in Liguria c'è gente che ci sta proponendo gli inceneritori con la, con la produzione di idrogeno come soluzione ai problemi eh, del, dello smaltimento dei rifiuti. Insomma, questo ne parleremo sicuramente con altre eh, persone che abbiamo invitato ne, nelle prossime volte. Ecco, volevo avere un po' il tuo parere. Ecco, diciamo così, la tua impressione con il nuovo governo eh, Draghi che... Che a questo punto andrà a gestire questa, questa grande quantità di denaro, dove stiamo andando? Ecco, sarà un'ennesima occasione perduta, eh, oppure può essere l'occasione che appunto, se poi tutti quanti eh, ci attiviamo, riusciamo finalmente a far sì che almeno le cose buone vengano fatte anche grazie ai finanziamenti che comunque ci sono, ed non è dato per nulla da scontato, insomma, questo fatto. No, eh... <ride> Le cose sono molto peggio di come dici. Innanzitutto i danari non sono tantissimi e sono tutti a debito: cioè metà di debito che dovrà essere restituito in futuro nei prossimi anni, metà a debito contratto dall'Unione Europea, di cui comunque dovranno rispondere i cittadini di tutta quanta l'Europa. Ma questi soldi li stanno sprecando. Intanto le cose che dicevi tu sugli inceneritori e l'idrogeno. Non le dice, eh, non, non vengono fuori dalla Liguria, vengono fuori dal, dal ministro della transizione ecologica, che sta facendo di tutto per spiegare che la transizione non si può fare, che sarebbe un bagno di sangue, che bisogna salvare l'industria eh, motoristica e automobilistica italiana, che bisogna fare gli inceneritori, che bisogna fare il nucleare, eh, che eh, l'idrogeno si deve fare eh, col CCS, cioè sotterrando eh, sottoterra chissà poi nei territori tra l'altro più sismici d'Italia, per esempio l'Emilia, la Romagna, eccetera, eh, la dietetica carbonica, posto che, eh, che ci si riesca, no? perché voglio dire le cose che vengono proposte, tipo il nucleare di quarta generazione o il CCS, non esistono da nessuna parte del mondo no? e servono semplicemente per dire in attesa eh, di queste cose qua eh, continuiamo come abbiamo fatto eh, fino adesso. Allora, eh, da loro non si aspetta Tant'è vero che non io, no, ma i cortei dei giovani Fridays for Future, no, Cingolani, lo chiamano il ministro della finzione ecologica, del greenwashing, come si dice. Da loro non ci dobbiamo aspettare niente se non uno spreco gigantesco di soldi. Perché voglio far notare no, che quasi metà no, dei fondi del eh, PNRR no, sono destinati alla cosiddetta mobilità eh, sostenibile in realtà a freni ad alta velocità, ad autostrade, adesso si parla persino del ponte sullo stretto di Messina, e che l'Europa non fa assolutamente il cane raguardi. Tenete presente che noi abbiamo un esempio drammatico davanti agli occhi, che è il TAR Torino-Lione, che è stato bocciato da tutti gli economisti e i trasportisti d'Italia, oltre che dalla popolazione locale dalla valutazione costi-benefici fatta in Italia per conto del Ministero, dalla Conte, Corte dei Conti francese che ha detto che non è un progetto inutile, dalla Corte dei Conti europea e ciò nonostante la Commissione europea continua a finanziarlo e quel buco nella, nelle Alpi si fa soltanto perché arrivano dei soldi dall'Europa per cui eh, per non perderli. Eh, si procede un'opera che è assolutamente. Questo è fatto col consenso, purtroppo, non soltanto del governo Draghi, anche del governo precedente, che pure era eh, a formazione, a composizione eh, prevalente 5 Stelle, che ha eh, vinto, guadagnato i punti che ha guadagnato in Italia, eh, facendo del eh, lotta contro il TAV eh, la sua bandiera. Che poi, una volta al governo, eh, non ha detto una parola contro questa cosa. Dalla CGL. No? con tutto il rispetto che dobbiamo eh, a questo sindacato che ieri è stato eh, un pochi giorni fa è stato oggetto di un attacco bestiale eccetera ma ricordiamoci che Landini dopo essere stato eh, nominato segretario generale della CGL è andato a salutare i lavoratori. Eh, del Tao Torino eh, Lione per dire che questa era un'opera assolutamente essenziale all'Italia, cioè da una classe dirigente come questa noi non, non possiamo, ma secondo me non dobbiamo aspettarci niente, dobbiamo lavorare con altre forze, altre iniziative, non solo i giovani, ma pieno di anziani e anche persone vetuste che si danno molto da fare, che certo sono eh, dei piccoli nuclei molto più diffusi di quanto la stampa e la informazione mainstream faccia credere, ma sicuramente con una scarsissima influenza. No? Per dirne una cosa, faccio notare che ieri c'è stato uno sciopero di quasi un milione di lavoratori indetto dai sindacati di base, con quasi 100.000 persone in varie città d'Italia che sono sfilate per le strade, eccetera. Andatevi a trovare un giornale, uno. Che non sia il manifesto che ne abbia parlato anche soltanto in un trafiletto. Cioè, eh, noi ci troviamo di fronte a un'informazione che nasconde completamente quello che succede nel paese e quindi dobbiamo anche in quel caso lì andare a ricostruire. Tu mi chiedevi se c'era l'inventario eh, del, delle sperimentazioni più interessanti, eccetera. Non c'è perché nessuno lo sta facendo se non la buona volontà di chi va a raccoglierne pezzo per pezzo. Sono usciti alcuni libri e eh, molti reportage su queste cose qua, ma un quadro completo non solo non c'è, ma è forse impossibile da farsi perché noi non abbiamo gli strumenti informativi che permetterebbero di costruire eh, un quadro completo. Speravo in qualche modo un, qualche notizia un pochino più fiduciosa da parte tua. Ma comunque diciamo così, nel nostro piccolo stiamo facendo informazione. Poi quindi io penso che adesso, vabbè, qui siamo, non siamo in tantissimi, abbiamo già qualche domanda qui in pubblico in diretta. Ricordo che poi tutta questa trasmissione verrà registrata e quindi ci sarà possibilità poi di vederla in differita. Mi pareva chat, che... Anche in chat abbiamo due domande. Ecco, perfetto. Qui abbiamo diamo priorità allora qui alla, alla sala, Antonio. Ok, allora Maria Teresa, allora se ci dai in, in notizie sul. Allora, pare... Stefano chiede: abbiamo visto la rinascita della spinta al nucleare che ha trovato una porta aperta sul fatto che occorre ridurre la produzione di CO2 e il nucleare in effetti non la produce. FFF, che non so che cos'è, ha un po' di colpa per questo. Non ha avuto una voce abbastanza alta sul no al nucleare. Cosa ne pensa? Dunque sulla prima cosa, intanto non è vero che il nucleare non eh, produce eh, CO2, cioè se noi prendiamo il ciclo di vita dell'impianto nucleare dall'estrazione eh, del dell'uranio, la sua trasformazione alla costruzione degli impianti che sono complessissimi e poi alla dismissione di questi impianti, eccetera, eh, l'incidenza della CO2 è molto alta. Secondo, ormai il nucleare è fuori mercato dal punto di vista del prezzo, ma per costruirlo bisogna garantire, come è stato fatto in Inghilterra, come sta venendo fa, eh, si viene a fare in Francia, eccetera, garantirgli dei prezzi di. Eh, eh, consegna, conferimento dell'energia prodotta, garantiti, che ormai sono superiori a quelli eh, eh, realizzati attraverso l'eolico e in prossimissimo futuro, e già in alcuni casi già oggi, eh, dal, eh, dal solare. Quanto a FF è vero, per esempio, che, adesso credo che abbia cambiato idea, ma per un certo periodo anche Greta, eh, Tumber si è pronunciata a favore o non, comunque non contraria al nucleare, adesso non più. Eh, cioè la, la, I documenti che sono usciti a livello italiano, e a livello europeo, da Fridays for Future sono tutti decisamente schierati contro il nucleare, che peraltro poi presenta eh, delle controindicazioni fortissime. Primo, l'inquinamento, il pericolo degli incidenti e la durata dello smaltimento. Delle scorie che dura centinaia, decine se non centinaia di migliaia di anni, con dei costi ovviamente altissimi che oggi è impossibile calcolare, e poi sulla militarizzazione che questo comporta. Perché un impianto eh, nucleare, a parte che eh, gli stati che la perseguono maggiormente lo fanno per il dual use, perché avere degli impianti di generazione elettrica poi gli permette anche di produrre la materia per costruire le bombe nucleari. Ma eh, anche soltanto la difesa contro il terrorismo, contro eh, le intrusioni, eccetera, di un impianto nucleare richiede la militarizzazione di un intero territorio, cosa che noi stiamo... Già conoscendo una serie di situazioni anche senza avere il nucleare, per esempio la Val di Susa è completamente militarizzata, la cioè Puglia nella zona di arrivo della TAP è completamente militarizzata e, avanti, e la, la nuova legge. Eh, sul sveltimento delle procedure eh, prevede la militarizzazione di tutti eh, gli impianti e le, i cantieri eh, di interesse nazionale. Il discorso delle, scusa se intervengo, mi, mi prendo il tempo per intervenire. Questo discorso delle scorie del pericolo, però è vero per, la, per la, fi, la fissione nucleare, no? Il grande bluff del momento, su cui spinge anche Cingolani, è questa scommessa sulla fusione, che dicono nel 2050 saremo pronti con la fusione. Io credo che sia un grande bluff, però è, è questo che sembra rilanciare la cosa, no? Non ti pare? Ma guarda, io ho quasi 80 anni e da quando so leggere e scrivere, cose un pochino più complesse, insomma, diciamo dai dieci anni che sento parlare dell'imminente avvento della eh, fusione nucleare. Eh, I progressi sono nulli dal punto di vista dell'applicabilità e quando ci dicono al 2050 ci sarà, intanto non si capisce su cosa si basa questa cosa qua, perché è 70 anni che dicono fra 20 anni eh, ci sarà la fusione, eccetera. Ma nel 2050 noi saremo tutti <ride> non morti. Ma è proprio la, la soglia limite che la eh, Convenzione, che la, gli accordi di Parigi hanno posto per la eh, raggiungimento della neutralità eh, carbonica eh, totale. No? E quindi, se noi eh, continuiamo a, a bruciare carbone eh, in attesa della fusione nucleare, al 2050 neanche ci arriviamo. Grazie. Leggo l'altra domanda sulla chat, che è di Enzo, che dice attenzione a enfatizzare troppo le comunità energetiche, non è la soluzione del problema, ma una delle soluzioni se è integrata con altri provvedimenti. Occorre investire nello stoccaggio e nella rete, anche con stabilità. Nel frattempo è arrivata una terza domanda. Poi c'è la sala anche che ha bisogno di sì. parlare. Eh, rispondo qua? Sì, sì. Indubbiamente lo stoccaggio è una componente essenziale di una eh, struttura energetica fondata sulle fonti rinnovabili, che sono, come si sa, intermittenti, il vento non c'è sempre, non è sempre con la stessa intensità, il sole c'è solo di giorno e non con la stessa intensità eh, tutti i giorni. No, però lo stoccaggio non ha soltanto bisogno di batterie. Oggi in Italia c'è una potenza idrica, cioè il pompaggio. Cioè, pompare indietro eh, l'acqua che ha alimentato le centrali idroelettriche durante la notte, non ai periodi in cui eh, non c'è richiesta di energia, per poi farla eh, generare eh, nuova energia durante il giorno con la caduta. La capacità di pompaggio dell'Italia attualmente è esistente, senza bisogno di costruirne di nuovo, ma mentre non c'è spazio per costruire nuove grandi dighe, ci sarebbe molto spazio per costruire impianti di pompaggio di dimensioni molto più ridotte, eccetera, ma è già oggi sufficiente ad alimentare tutto il fabbisogno eh, di stoccaggio prevedibile nei prossimi, di qui al 2030, poi ovviamente eh, ci sarà bisogno anche delle batterie, delle pile elettriche, eccetera. Non viene fatto perché in Italia, unico paese d'Europa, c'è una misura che si chiama eh, Capacity eh, Market, no? Per cui vengono costruite o finanziati degli impianti che restano fermi tutto il tempo, ma che vengono pagati dall'ENEL e da Terna lo stesso come se producessero, per essere pronti a intervenire nel momento in cui venisse a mancare la corrente nella rete, invece di usare quelle strutture di pompaggio che io ho detto. Questa è una mera speculazione che deriva dal fatto che tutta quanta la uh, complessità della uh, questione energetica è nelle mani di un solo soggetto no? o di due soggetti uno è Eini e l'altro è Enel in Italia partiamo alla sala? Sì, me, allora mentre che io vado a dare il microfono a Pietro Lazzagna che ha chiesto di intervenire eh, volevo anche chiedere a, a Guido Viale se ci può anche illustrare anche un po' meglio un accenno sui, sul lavoro eh, quali lavoro come dovrebbe cambiare il lavoro però do, do subito la parola a pietro poi rispondi a due domande Scusi, scusa eh, antonio la tua domanda è molto simile a quella di claudio che quindi aggiungerei così eh, guido risponde a tutte e due posso no No, no. Perché... va bene, come non detto, poi la riprendo dopo. Eh, io mi sono messo in lista d'attesa e vorrei purtroppo devo andare via, e quindi se non parlo ora non parlo più. <coughs> Nessuno perderà niente. Però è una cosa che mi sta a cuore e che credo sia molto importante. Non più tardi di una settimana fa. A Spezia un ministro autorevole di questo governo ha detto che è un assurdo il non poter vendere armi ai paesi stranieri. Questa frasetta detta davanti agli stati maggiori della Liguria e militari eh, in, nella, nel contesto di una grande mostra che ha un nome inglese bellissimo, Sea Future, eh, parla fondamentalmente di, teologie, teologie, di tecnologie militari per il futuro legate al mare. Questa grande mostra ha visto la contestazione di tutto il movimento pacifista presente, Meno male. È, stato, sì, ma è stato messo nascosto in modo da garantire, parole dichiarate del, dei responsabili, da garantire la non visibilità sulla piazza davanti all'arsenale militare di Spezia. Ma la cosa gravissima che nessun giornale ha ripreso, e su cui chiudo, è chiedere sostanzialmente l'abrogazione della legge 185 del 90, che è una legge molto importante, perché non consente di vendere armi e sistemi d'arma ai paesi che sono considerati canaglia o che eh, fanno abuso dei diritti civili, umani, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che un ministro al governo dica che la legge che impedisce la vendita delle armi all'estero possa essere messa in discussione oggi mi pare di una gravità inaudita e fa coppia con le truffe che stanno avvenendo sotto il nostro sguardo nei confronti di tecnologie sporche o pulite e quindi una manipolazione dell'opinione pubblica approfittando di una classe dirigente politica o corrotta e collusa o idiota come? Guerini <ride> ministro del difesa Grazie. No, non volevo nominarlo, ma su domanda. Grazie. Per, se vuole dire qualcosa sì, su questo non ho niente da aggiungere, concordo perfettamente con quello detto. Questi fanno quello che vogliono e sono coperti non solo dalla classe politica, ma anche dal giornalismo italiano, che queste errori qua le nasconde e non le dice. Ricordiamoci che noi abbiamo capito che l'Italia forniva non bombe, perché questo si sapeva, all'Arabia Saudita, ma ogni tipo di materiale bellico solo quando i portuali di Genova sono entrati in sciopero, no, eh, naturalmente, eh, per non caricare eh, le navi che andavano eh, in in Arabia Saudita, paese palesemente in guerra e dichiaratamente in guerra. E loro se ne, eh, se ne fregano di questa cosa qua, ma se ne fregano di tutto. Ricordiamoci che dieci anni fa noi abbiamo vinto un referendum sull'acqua che proibiva la eh, privatizzazione dell'acqua e la trasformazione dell'acqua in merce, eccetera. Ed è dieci anni che un governo dietro l'altro, di qualsiasi colore sia, continua a riproporre prima leggi e poi addirittura senza nemmeno la legge a Praticare la privatizzazione dell'acqua. Noi non contiamo assolutamente niente. No? Adesso ci saranno dei referendum, qualsiasi sia l'esito del referendum, faranno comunque quello che vogliono. Quindi, da questo punto di vista, voglio solo ricordare che il momento maggiore di crisi del Covid, quando c'è stato il lockdown per tutti no? e sono stati costretti ad andare a lavorare, non soltanto gli addetti alla sanità ma anche gli operai delle fabbriche considerate indispensabili no, per il proseguimento della eh, convivenza eh, della popolazione, le fabbriche di armi italiane sono state esentate da questa regola e hanno continuato a obbligare i lavoratori a rischio della loro vita, della vita dei loro familiari, eccetera, a eh, continuare ad andare a lavorare per produrre armi, ovviamente da in gran parte da vendere a paesi. Che ne hanno bisogno? Quali sono i paesi che ne hanno bisogno? Quelli che fanno la guerra, no, no, no. Tu Ci sono delle domande online? Sì, ne avevo ancora una. Dilla pure. Allora Enzo sottolinea, nel libro, eh, scusate, no, nel frattempo ne è arrivata un'altra di Enzo, Claudio volevo dire, nel libro Dal lavoro alla cura si afferma che non è più concepibile organizzare il lavoro di cura del territorio e delle persone al di fuori di processi di accoglienza inclusione e riscatto dei migranti. Non so se vuoi illustrare meglio questa parte del libro, Guido. Beh, questo è il più grosso problema che politi politico che abbiamo di fronte. No? Eh, la conversione ecologica purtroppo non è ancora assurda a problema politico centrale. Quello dei migranti sì, cioè eh, l'Italia e l'Europa si divide eh, fra eh, favorevoli all'accoglienza e favorevoli al respingimento. Si divideva, perché oggi di favorevoli all'accoglienza non c'è più praticamente nessuna forza politica ufficiale. No? e quelli che si dichiarano favorevoli all'accoglienza no? eh, concepiscono l'accoglienza esclusivamente come eh, un imprigionamento eh, delle persone che in qualche maniera vengono salvate e riescono ad arrivare sul nostro territorio, ma non certo come dei processi della loro, del loro inserimento, della loro inclusione nella società. E comunque eh no, gli spostamenti politici che ci sono stati, non in Italia, ma in Europa, e nel mondo, anche negli Stati Uniti, eccetera, nel corso degli ultimi 5-6 anni, eccetera, sono interamente dettati dall'atteggiamento nei confronti del problema dell'immigrazione. Quindi è un grosso problema. È assolutamente impensabile pensare che a livello locale si possa riorganizzare un sistema anche parziale, eh, spezzettato, provvisorio, temporaneo. Non definitive, eccetera, di conversione ecologica nel campo energetico, nel campo uh, agroalimentare, nel campo della mobilità, eccetera, no? mantenendo in piedi dei sistemi di apartheid e di discriminazione nei confronti di una quota della uh, popolazione che poi è la più infelice e disgraziata uh, della terra. E quindi, dal punto di vista. Eh, no, del funzionamento di una convivenza sociale, questo problema è essenziale. Aggiungo che un processo di conversione ecologica, la necessità eh, di manodopera e quindi la possibilità di inserire a tutti i livelli di specializzazione, anche i più bassi, ma anche i più alti, perché molti dei profughi che arrivano in Italia sono delle persone acculturate, con eh, studi alle spalle, con esperienza professionale, eccetera, no, è assolutamente eh, possibile. No? Costruire questi processi di trasformazione della società inserendo tutti quanti. Eh, ma costano, si costano, ma rendono anche, cioè i processi di eh, produzione che eh, fanno, eh, sono di cura anche, no? che curano eh, le persone, che curano la terra, o che curano l'ambiente o che curano il territorio, eccetera, no? hanno eh, un loro rendimento, che magari non è. Misurabili in termini di PIL, ma che misurabili in termini di benessere, cioè di minori costi invece di altre spese che comunque si rendono necessarie quando il deterioramento della salute o dell'ambiente cominciano a incidere proprio sul funzionamento della quotidianità. Un'altra sono altre domande? Io ho una precisazione di Enzo su quanto ha detto prima, Guido, sulla produzione di energia idroelettrica. Il pompaggio, secondo i dati Terna, non è assolutamente sufficiente. Sono sfortunatamente uno dei primi progettisti di impianti di pompaggio. Mi farebbe piacere conoscere la fonte dei dati che ha dato Guido in precedenza. Bene. Che non sia altra energia. Va bene. Sì. C'hai qualche risposta in merito? Sì, sì. La, la fonte che, che io do sono i tecnici dell'Enea che... Eh, e eh, dell'impianto del, um, di Civitavecchia che hanno formulato una uh, proposta di conversione dell'impianto a carbone eh, del Torvaldaliga di Civitavecchia a un impianto di uh, generazione elettrica. Eh, eh, Se ci fai avere il documento, di... lo giriamo. Eh, perché... il documento eh, non ce l'ho sotto mano, eccetera. Vabbè, eh, ma comunque con calma ne possiamo parlare anche nelle prossime, nei prossimi incontri. Io A questo un punto, ultimo, se... ah, prego. L'ultimo prego. intervento di Pinuccia, che voleva salutare Guido Viale, sì. è stato importante durante la realizzazione dei porta a porta a Reggio. Ricambio i saluti a Pinuccia, e ci starà sentendo. Volevo dire a proposito del punto precedente che comunque Terna non, da, non fornisce eh, i dati sulla eh, quantità complessiva di eh, capacità di pompaggio dell'Italia. Ok. Eh, Beh, Pinuccia dice purtroppo da anni vado sostenendo che occorre formare una classe politica e amministrativa che solo se sorretta da una visione autenticamente ecologica e morale può anche realizzare qualche azione di cambiamento e conversione energetica. Bene. Io non ho altro. Sì, eh. allora possiamo anche chiudere. Io ringrazio Guido del suo intervento che è stato molto... Dire, molto, molto, molto chiaro, molto stimolante. Ringrazio tutti chi ci ha seguito, sia in remoto che in presenza. Ringrazio Antonio Manti e, la, la, e lo Zenzero che ci ospita. Un ringraziamento anche a Christopher Garaventa che ci sta seguendo la regia di Zoom. Un ringraziamento anche a Carola Sessargo che, ha curato, che sta curando la, la grafica di questi incontri. E infine ringrazio Stefano De Pietro che ha la console e Maria Teresa Tuccio che appunto ha seguito, ci ha seguito sì. e ci ha fatto l'antiintermedio, insomma, intermediaria con, con le domande. E, e chiedo a Maria Teresa di dirci quale sarà il prossimo appuntamento. Esatto, stavo dicendo che quando mi dai la possibilità, vi dico che il prossimo appuntamento che sarà martedì Va. 26. Eh, ottobre sempre alle 18 trovate le informazioni sul sito il, anche il link e adesso cerco di aprire la locandina e sarà con Enrico Martini geobotanico laureato a Genova docente di botanica e scienze naturali anche ad architettura e ci parlerà di foreste questa è una prima puntata. La seconda puntata l'avremo il 14 dicembre. Foreste meravigliose eh, e insolite. Allora con lui veremo, sapremo, e cercheremo di capire se le foreste meravigliose ci daranno una mano a ridurre con mille miliardi di alberi piantati in tutto il mondo, di ridurre la, la concentrazione di anide carbonica nella nostra atmosfera. Quindi segnatevi questa data. E al prossimo appuntamento, grazie ancora a tutti. Anch Io quanti. volevo ringraziare tutti, sia gli, chi ci ha seguito, sia chi ha interloquito con, con me. Grazie di cuore. Ciao, Guido. Grazie, grazie ancora. Guido, alla prossima, grazie, grazie a tutti. Ciao.